Ciao a tutte, buongiorno, benvenute, come state? Spero bene. Oggi è molto nuvoloso, ho dovuto accendere la luce perché non era sufficiente la luce naturale, nonostante provenga direttamente da qui, ma ovviamente essendo nuvoloso ne proviene poca. Ho deciso di fare questo video perché proprio ieri mi è arrivato il pacchetto che aspettavo della Ecco Verde. Se ricordate, avevo già fatto un ordine dalla Ecoverde, mi ero trovata benissimo, quindi ve la straconsiglio, quindi vi straconsiglio di andare a visitare il sito che vi do subito, che è www.ecco con due c trattino verde.it. Molto molto semplice. È un sito austriaco che però è tradotto in italiano, quindi capirete tutto quello che insomma, leggerete, e tengono prodotti naturali per quanto riguarda la cura del viso, del corpo, dei capelli, e c'è anche la parte comunque dedicata al make-up, e tengono marche difficili da reperire, molto difficili da reperire, ad esempio la Lavera, la Alva, Natural Cosmetics, la Martina Gephardt, la Enika, tantissime, insomma, molte, molte, molte. Allora, vediamo cosa ho preso. Ho preso un 2 in 1 Compact Foundation della Lavera. È bio, è un prodotto bio. Allora, il prodotto in questione è questo, spero che si veda, magari lo raddrizzo, ok? È questo. È un bel formato e mi piace perché è compatto ed è uno di quei prodotti che si può portare tranquillamente fuori casa, tutto il giorno, uno sta fuori casa tutto il giorno, e ora vi spiego perché. Allora, da una parte, quindi appena si apre, trovate appunto il prodotto in questione, che è questo fondotinta compatto. Io ho preso ovviamente il colore più chiaro, che ora non si vedrà perché questa webcam non zooma, comunque beige 01, che è il colore più chiaro. Il prodotto è molto buono, io l'ho già provato, si stende facilmente. È questo colore, l'ho messo su questo dito, vediamo se si riesce, è molto chiaro ovviamente, spero che si veda un pochino, e mi piace molto l'effetto, il finish diciamo di questo prodotto. Quindi qui trovate, come vi dicevo, il fondotinta compatto, poi tirate su qui e trovate lo specchio e nel vano inferiore la spugnetta per applicare ovviamente il prodotto al meglio. Quindi questo ve lo consiglio. Quindi andate a visitare comunque il sito www.ecco-verde.it. C'era il foglio di protezione, io lo rimetto. Cosa ho preso? Ho preso un ombretto duo della Benecos, che è un'altra marca che tiene questo sito. È un eyeshadow natural, ovviamente naturale. Si chiama questo duo Nobless e mi è piaciuto perché uno è matte e uno è shimmer. Ora ve li faccio vedere. Se riesco ad aprire la confezione, ovviamente. Ok, sono io che sono imbranata. Allora, non so se purtroppo si vedrà, però il marrone, che è un marrone comunque abbastanza chiaro, non è scuro scuro scuro, è completamente shimmer. Il rosa chiaro è matte. Cerco di avvicinarlo, però penso che si veda. Allora, il marrone è questo. Molto bello. E il rosa è questo, molto delicato. Aspettate che l'ho preso un po' troppo. Ok, aspettate. E questo è il rosa. Quindi sono due colori molto scriventi. Molto belli. Molto bello l'effetto. Sì. E quindi
preso appunto questo tool. Poi cosa ho preso? Per quanto riguarda il make up, basta. Ho preso un tonico al rosa della Martina Gephardt. Non so se la pronuncia è proprio esatta. Comunque il prodotto in questione è questo. Ed è appunto alla rosa. È in un flacone da 30 ml. È piccolino, però ne basta poco. È a spruzzo, quindi si vaporizza direttamente sul viso. E questa marca, la Martina Gephardt, è introvabile. Quindi andate su questo sito appunto e compratela, perché tra l'altro mi sono dimenticata di dire che a chi si iscrive al sito, quindi per fare il primo ordine, ci sarà uno sconto del 5%, che non è male, e se fate ordini pari o superiori a 40 euro, il trasporto è gratuito. Poi, cosa ho preso? Ho preso un prodotto della Lavera, che è questo. Aspettate, ecco, sì, perché io stavo leggendo che non era italiano, e quindi è un deodorante. Indovinate un po', al rosa. Spero comunque che si veda. È un deodorante al rosa, deo spray, quindi è in formato spray. Di solito uso quelli in stick. Ho deciso un po' di cambiare, ho detto volevo provare un deodorante un po' diverso e quindi ho preso questo alla rosa, che mi sembrava proprio indicato. Poi ho detto ma sì, proviamolo, quindi la Vera Natur Cosmetic, c'è scritto appunto qui, appunto è questo deodorante. Poi qua ci sono tutti i bollini di certificazione, comunque se andate sul sito li trovate. Perché ovviamente sono tutti prodotti naturali ma certificati ovviamente. E tra l'altro ho visto che hanno aggiunto, perché quando avevo fatto l'ordine io non c'era la prima volta, era così, era dicembre mi sembra, hanno aggiunto i prodotti della Lili Lolo, quindi mi sono, insomma, sono proprio contenta perché il prossimo ordine li ordinerò. Andiamo avanti e ho preso sempre della Martina Gephardt. Ho preso una crema alla rosa. Io della Martina Gephardt nell'ordine scorso avevo preso la crema al karité. Me l'ho trovata, anzi, mi sono trovata benissimo e sono prodotti veramente fantastici. Questo è in un formato da 15 ml. Non si vedrà, comunque è 15 ml. E c'è scritto che occorre consumarlo, quindi best before 10 settembre 2012. Meglio che scrivano la data, perché già io se mi scrivono 6 mesi non mi ricordo poi quando l'ho aperto. Invece, secondo me è molto meglio che scrivano la data intera, cioè quindi che scadrà in quella data precisa. Ovviamente non l'ho ancora aperta, comunque non vedo l'ora di provarla, ed è appunto la crema alla rosa. Ho preso un'altra crema della Martina Gephardt ed è una crema anti-age, quindi anti-invecchiamento, ed è la Happy Aging. Anche questa 15 ml, best before 20 luglio 2012. Andate quindi sul sito e troverete tutti questi prodotti fantastici di varie marche. Ora volevo andare a vedere per dirvi magari qualche altra marca che ora mi è sfuggita. Allora hanno la Alep, la Aperon, la Alva, l'Oprio Organics, la Urmer, la Bioturm, la Benecos. La Dr. Scheller, che avevo preso delle creme e mi sono trovata benissimo, la Cart Laboratoire, la Savia, Life Light, Martina Gephardt, Venobis, anche di quella avevo preso qualcosa, la Enika, che ha delle cose fantastiche, e il mio prossimo ordine prenderò qualcosa della Enika,
la Cosmea, la Lavera, la Lililolo e la Monsara. Troverete ovviamente dei prodotti di altissima qualità, è inutile dirlo, e a prezzi davvero incredibili, quindi andate assolutamente a vedere il sito www.eccoverde.it. Infine, ultimo prodotto, l'ho dovuto, diciamo, incelofanare, mettere appunto in questa carta, perché purtroppo mi è arrivato con il tappo un pochino rotto, e quindi, per non, diciamo, spantecare tutto il prodotto, ma ne è uscito pochissimo, quindi praticamente l'ho ancora tutto. Ok, così ve lo faccio vedere. Sì, un po' è uscito. E vabbè, cose che capitano, insomma. Però l'altra volta non mi era capitato, quindi si vede che è colpa del corriere. Allora, cosa ho preso? Ho preso, che sia scritto in italiano così magari lo potete vedere, uno shampoo alla rosa, ma va di nuovo alla rosa, della Lavera. E quindi c'è scritto qua shampoo ristrutturante alla crema di rose, anzi non è latte, è proprio crema di rose, per capelli sfibrati e secchi. Ecco, io li ho molto più che sfibrati, anche se un pochino lo sono in effetti, anche sono secchi, e quindi devo assolutamente utilizzarlo, anzi lo utilizzerò già stasera, così lo proverò. E quindi niente, mi raccomando, andate a visionare subito il sito, io vi lascio comunque nell'info box il link del sito, e un bacione, alla prossima, ciao!